Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Io sono Annalisa Casali, giornalista del gruppo Digital 360 e siamo giunti all'ultima puntata del ciclo di video che ci vede in compagnia di vendor affrontare le varie sfaccettature dell'efficienza per l'impresa. Oggi parleremo in maniera più approfondita di efficienza operativa, un tema molto rilevante, un tema trasversale è davvero importante per tutte le aziende che vogliono migliorare i propri processi produttivi e logistici, aumentare la qualità e il servizio reso al cliente riducendo i costi. Approfondiremo tutti questi aspetti davvero importanti con l'aiuto dei nostri due ospiti, Stefano Ciacciarelli e Giulio Ferrara, rispettivamente amministratore delegato e responsabile Business Unit Efficienza Operativa di Vendor. Sgomberiamo subito il campo dalle incomprensioni. Cosa significa veramente efficienza operativa? Sì, Annalisa, con il termine appunto efficienza operativa vogliamo intendere la capacità di un'impresa di poter svolgere le sue attività e quindi i processi in modo da massimizzare l'utilizzo delle proprie risorse interne. E questo perché? Perché un'impresa efficiente appunto riesce, come dire, ad affrontare sicuramente nel miglior modo possibile quelle che sono le sfide del proprio mercato di riferimento. E questo mi porta a dire che se un'impresa quindi non adotta percorsi interni di efficientamento operativo, sicuramente vedrà ridurre quelli che sono i propri margini e quindi c'è anche il rischio che possano aumentare gli sprechi interni da parte dell'impresa. Ecco Giulio, spesso risulta difficile per le aziende identificare la vera origine, le vere cause di sprechi, inefficienze, duplicazioni. È così, sta il valore di chi viene dall'esterno dell'azienda. Per forza di cose la visione che l'azienda può avere di se stessa può venire dalla propria storia ed essere distorta, mentre invece l'apporto di chi viene dall'esterno è quello di portare esperienze e pratiche messe a terra in realtà molto diverse, portare naturalmente competenze tecniche, quella è una cosa importante e sono delle competenze che non è detto che siano disponibili a tutti, portare tempo, perché ovviamente per l'impresa anche il tempo è un problema, e infine l'oggettività dei risultati che si porta in queste analisi. L'azienda potrebbe, per diverse ragioni, avere una propria visione che non è propriamente oggettiva, mentre chi viene da fuori invece sicuramente ce l'ha. E Stefano, ma cosa si può fare in concreto per ottenere vantaggi tangibili da subito per l'azienda? Occorre, Annalisa, sicuramente prendere in considerazione l'intera catena del valore e quindi partire proprio dalla, come dire, ricezione di una richiesta, quindi di un ordine, di un'offerta da parte del cliente, se stiamo parlando per esempio di prodotti a catalogo, fino alla valutazione, alla valorizzazione anche della consegna, e proprio per avere, come dire, un'analisi completa di tutta la catena di fornitura. Questo deve permettere all'impresa sostanzialmente di avere una visione non miope dei suoi processi interni, e proprio in questo modo abbiamo la possibilità di andare ad intervenire su quelle che sono le sacche di inefficienza e rendere sicuramente un'azienda, come dire, più efficiente da un punto di vista operativo, perché si interviene realmente su quelle che sono, ribadisco, delle sacche di inefficienza che spesso e volentieri l'imprenditore stesso fa fatica a riconoscere. Giulio, quali sono i passi da compiere per migliorare l'efficienza operativa in azienda e qual è il valore aggiunto per chi si rivolge a vendor? Il percorso, se parliamo di un percorso di innovazione completo, è molto articolato e può essere anche lungo. Sicuramente passa attraverso una prima mappatura dei processi per fare una fotografia appunto oggettiva, come si diceva prima, dello stato di fatto. Passa attraverso, dopo aver mappato tutti i processi, a una loro reingegnerizzazione al di là dell'organizzazione e degli strumenti che esistano in quel momento. Dopo aver fatto la reingegnerizzazione dei processi, e qui sottolineo il fatto che non parliamo solamente di utilizzo di software e quindi anche di gestione dell'informazione, ma anche gestione dei flussi fisici che ci sono nell'impresa, se parliamo di aziende manifatturiere,
Va visto poi solo successivamente l'utilizzo di diversi strumenti che possono essere applicati sul processo così reingegnerizzato. A seguire naturalmente c'è la scelta dei vari strumenti che devono essere applicati su quel singolo processo. Possono essere software, possono essere automazioni di vario tipo, sia di logistica che di produzione. Una volta che questi siano stati acquisiti nei modi opportuni, vanno naturalmente messi a terra e implementati in azienda con un dovuto accompagnamento poi all'organizzazione e alle persone, in modo tale da abituarli anche ai nuovi modi di lavorare. Va introdotta una cultura anche del miglioramento continuo. Una volta che si siano avviati questi nuovi strumenti, bisogna abituare tutte le persone a coltivare quello che si è portato dentro con l'obiettivo di migliorare sempre. E infine probabilmente anche introdurre una scalabilità anche degli strumenti una volta scelti, perché non si pretende di fare una rivoluzione subito, ma probabilmente quella nel tempo andrà scalata. Ecco, hai parlato di temi rilevanti, di change management, di engagement delle persone, ma qual è il vero valore aggiunto per chi si rivolge a voi per migliorare l'efficienza operativa? Ma noi diciamo sempre che il nostro intento non è quello di fare un intervento consulenziale che sia anche solo teorico o lasciatemi dire accademico, ma vuole veramente mettersi al fianco dell'impresa per identificare i suoi reali bisogni. Quindi l'idea è quella di fare un progetto che è veramente tagliato sulle esigenze dell'impresa e tagliato sulla strategia che questa vuole darsi nel medio e lungo termine, e soprattutto un intervento che comunque può essere modulabile sia in termini di intensità che di tempistiche a seconda delle esigenze che poi nell'evoluzione dell'azienda possono presentarsi. Quindi pensare di fare un percorso e poi tenere assolutamente a tutti i costi quel percorso potrebbe non essere intelligente a fronte di mutazioni di mercato che sappiamo che sono all'ordine del giorno. Ecco Giulio, ma ci puoi dare dei consigli per un progetto vincente, per garantire, per assicurare la riuscita di un progetto di questo tipo? L'invito alle imprese è quello di riguardare se stesse abbandonando il vecchio concetto dei silos funzionali, quindi guardare l'intero flusso del valore e guardare se stessa come un intero, e quindi andare a cercare il massimo di sinergia all'interno dei flussi sia informativi che fisici dei diversi reparti e uffici, prima cosa. La seconda cosa è tenere ben conto della propria organizzazione, dell'esigenza delle persone e di quali possono essere le difficoltà che queste si ritroveranno ad affrontare in un percorso complesso come quello di innovazione anche digitale. E infine introdurre o utilizzare strumenti che sono anche specialistici di lean management o lean production e che sono rigorosi e anche non facili da utilizzare. Ecco Stefano, c'è una ricetta che ci puoi dare, una formula magica per garantire l'efficienza operativa in azienda? Beh, allora Annalisa, non esiste una ricetta magica, ma per ottenere, come dire, un miglioramento da un punto di vista di efficienza, l'impresa deve partire quindi da un'analisi dei propri processi interni e come dire, permettere di far entrare all'interno quindi della propria organizzazione tutta una serie di metodologie, di strumenti, come raccontava Giulio, affinché si possano effettivamente, come dire, portare a miglioramento tutte quelle sacche di inefficienza che sono presenti. Noi, come anche per la parte relativa all'efficienza finanziaria, come dire, consigliamo sempre un assessment iniziale, che è una sorta di diagnosi operativa che permette sostanzialmente di avere un quadro generale di come è strutturata e come si è organizzata e si muove l'azienda, in modo tale che questa analisi, questo assessment iniziale ci permette di garantire
all'imprenditore una serie di interventi che sono volti quindi a migliorare la propria efficienza operativa interna. Perfetto, io vi ringrazio e ringrazio Vendor per averci accompagnato in questo percorso che ci ha aiutato a capire come è possibile innovare all'insegna dell'efficienza finanziaria e operativa. Spero ci sia presto occasione di rivedersi di nuovo. A tutti voi invece do appuntamento al prossimo video. Arrivederci alla prossima.